Ciao amici, amiche, incredibile! Siamo riusciti a fare la live. Come state? Condividiamo, condividiamo. Ciao ragazzi, mitici, come state? Grandissimi. Allora. Ciao Streamelements. Ciao Standalers. Come state, raga? Luca, sono mica io. Allora, ciao Vertex, amici miei, ragazzi. Allora, vi dico una cosa. Ho provato a far andare la Xbox con OBS, ma non mi funziona l'audio. Quindi la copertina che ho fatto oggi, che facevamo giochi Xbox, non posso farla. E visto che ormai era tardi e la mia voglia di corse stasera non c'è, ho voluto fare un gioco un po' diverso. Ok, accendiamo la luce. Ok, avvicino, solleva il coltivatore. Ho voluto fare un gioco che è sempre motoristico, no? Giusto raga, però è un po' diverso dalle corse, eh? Guardate che bello che è questo farming, ragazzi. C'è del trattore da dentro, eh? Ok. Non andiamo nel campo dei vicini a... Come state ragazzi? Tutto bene? Fa un caldozzo paura, eh? Allora, volevo anche fare... No, ho preso... Non devo assumere l'operaio. Allora, andiamo a fare questo campo che se non erro è il campo di questo. Vediamo un attimo, eh. Ciao ragazzi, come state, mitici e mitiche? Tutto bene? Fa un caldo bello bello caldotto, eh. Ciao ragazzi, ragazze, mitici. Come state, come state, come state? Loki, lavoro notturno, lavoro nei campi grounds. Ciao Loki. Allora, Loki, io volevo fare stasera qualcosa di divertente con la Xbox, però purtroppo non sono riuscito a configurare OBS, anche se in teoria OBS dovrebbe andare. Però vabbè, niente. Allora ho optato per fare un bel farming simulator, anche se volevo fare breakfast, ti avrei chiamato e volevo portare breakfast stasera e ci sportellavamo, però organizzare adesso che sono già le 9 rotti, ho optato per questo. Ragazzi, farmi un simuletto, secondo me è un gioco bellissimo, rilassante, non so quanto vederlo, ma assolutamente rilassante. E non lo so, non lo so. Allora. Ok.
andiamo giù. E beh, certo, è il terreno di un altro turista. Ma non giochi con il volante. Si può fare, ma a me non piace perché c'è troppi controlli, Rocky. Ci sono troppi controlli con l'L1, R1, L1, R1, quindi non... E praticamente allora ciao amici e amiche, come state? Stasera mega farmi. Il Pierpaolo si dissocia dal trattore, totalmente dal trattore. No Pierpaolo, non fare così, il trattore è bellissimo. Ragazzi, sono morto di sonno, vi giuro, volevo organizzare tante di quelle cose stasera. Quando sono tornato dopo la doccia mi sono spento. Dai Pierpaolo, un po' di trattore che fa bene qui. Guarda, ti faccio vedere il trattore da dentro. Guarda che bello. Guarda che bello il trattorino, dai. Guarda che roba. Totalmente. Allora, non avevo tanta voglia di portare... Ciao Pierpaolo, buonasera amico mio. Non avevo voglia di fare cose complicate, neanche di giocare ai soliti Formula 1 o al... No, dai, che tosseria, no, è bellissimo, guarda il trattore, si sporcano anche le ruote. Ciao Amil, Andrea, oggi giornata triste, tirami su amico mio, oggi giornata triste anche a me, quindi tiriamoci su perché ragazzi miei, se no qua se va proprio di male in peggio. Allora amico mio, trattoriamo Andrea, quindi ci mettiamo dentro al lavoro. Sono stanco, proprio stanco morto, e l'idea che ho avuto fondamentale della serata è lavorare, è lavorare. Grande Marco Trans. amico mio, succedono cose. L'importante è Loki, che dobbiamo tirar su i nostri amici. Dai, dai. Pianta gli alberi delle 500 euro. Pierpaolo, magari. Quelli non ci sono, quelli non esistono. L'albero delle 500 euro non c'è, però c'è quello delle monetine da un euro, se vuoi ti pianto quello lì. Da qui dobbiamo lavorare duro. E ragazzi, è aumentato anche il prezzo del diesel qua, il diesel come si chiama quello dei campi, il diesel no vai tranquillo amico mio, non vogliamo sapere di più amico, dai vai tranquillo, siamo qua per divertirci. Marco, potresti spiegarmi come funziona il gioco? Vorrei prendere Avil, absolutely. Allora Avil, praticamente il gioco funziona così: al buio lavori? Ma vai a cena. Ma certo che lavoro al buio. Oh, qui sono money, guarda qui, mentre tutti dormono Marco Drums Games è qui a vangare il terreno, amici miei. Incredibile con questo John Deere. Allora, il gioco funziona così: tu hai a disposizione, esatto ragazzi, l'importante è che stiamo poi tutti bene, le cose si sistemano e siamo qui tutti insieme per tirarci su davvero, per farci una bella risata o quattro quelle cose. Andrea, quella cura devi fare in quarta, scivola sul grano. Hai ragione anche tu. E otterrai l'orzo. Dal grano all'orzo è un attimo, No, allora ragazzi, seriamente, questo qua è un trattore della John Deere ed è fighissimo, Comunque non è un'ultima generazione, però ci sta di brutto, è abbastanza recente, devo dire.
sì, devo dire che è abbastanza recente, è bello massiccio, c'ha un bel po' di cavallozzi, che le macchine di Gran Turismo gli fanno una pippa a questo trattore, è solo che c'ha il cambio che va a 12, grande, grande Andrea, sai che siamo una gran famiglia qua, ci preoccupiamo tutto di tutti, ma l'importante è che poi le cose si sistemano e noi siamo qua a trattorare, mi raccomando, quindi... Allora, Avil, praticamente questo gioco tu devi fare tutte le cose che servono in una fattoria, quindi tranne la cura della fattoria, quindi ripararla e fare tutte queste cose qui, devi arare i campi col trattore, devi seminare se serve quella roba bianca che vedi sotto che la calce viva per rinvigorire il terreno, o penso che sia anche per ammazzare i parassiti e tutti gli animali schifosi che ci sono, che si sono fatti dalle varie colture, perché si fanno i 3-4 campi, no? No, John Deere, amico mio, questo qua è un John Deere, guarda, tra l'altro non mi ricordo neanche come si fa a ingrandire, aspetta, c'era anche l'ingrandimento, come si faceva a ingrandire? No, aspetta, si poteva avvicinare e allungare, perché non mi ricordo? È troppo alto? Come faccio a abbassare il trattore? Aspetta un secondo. Allora fammi vedere un attimo, L1. Aspetta che cerco di abbassare l'audio del trattore. Allora, valore. Speriamo che ci sia. Ah, eccolo qua, sensibilità no. Sensibilità un po', diciamo. Sì. Aspetta, Allora, volume veicolo. Volume ambientale, volume radio, possiamo tirarla anche, no, volume IGI, proviamo a fare così, allora, aspetta, oh, dimmi se va bene, no, allora, che cosa ho combinato, ragazzi, sto schiacciando tutti i tasti e ho fatto sparire, no, devo, ho bisogno la, ah, eccolo qui com'è, questo qua è un John Deere, è un 7810, bello, un bel trattore, non è uno degli ultimi recenti, però ragazzi ci sono un sacco di trattori, vi faccio vedere un attimo Landini, il New Holland, lo Zetor, Massey Ferguson, il Fendt, Iseki, poi c'è il Valtra, il Fendt ancora, il New Holland, che sarebbe il Fiat, in teoria, il John Deere, lo Steyr, il Linderdner, il Case e il Class, a livello, però vi faccio vedere i trattorozzi, quelli più, il Valtra, Landini, il McCormick, vedete che in base JCB, il Deutz Fahr, McCormick anche di qua, e questi sono i trattori grandi, raga, il Fendt, John Deere Class, JCB, New Holland, il John Deere coi cingoli, ragazzi, il Case, il Rostelmash con le 8 ruote, Challenger, guardate quante, il Case, quello gigante, il New Holland coi gommozzi, guarda qua sto Case con 8 gommozze, paura, e anche questo Versailles che hanno fatto adesso, guarda questo qui per dire che meraviglia, guarda che roba, la cura proprio dei particolari, questo qui è un 9470, poi ci sono i camion della MAN, il MEC, le mie T3ebbie, ragazzi, dopo andiamo a mietere i campi, guarda qui quelle grosse della Class, della Massey Ferguson, della Fendt, poi ci sono vinicoltura, tecnologia per barbabietole, ci sono tutte queste macchine che vedete qua, le Ponse, le Komatsu per tagliare gli alberi, le Rottne è una marca tedesca, sono andato a vedere, oppure il MAN, questo camion qui della Zent serve per fare il cippato, prende tutta la legna, gli scarti, i rami e li spezzetta per fare il cippato. E poi ci sono le pale gommate, i caricatori sono i muletti, la pinza telescopica Manitou e la Faresin, che è italiana, JCB, New Holland, e vabbè la macchina, i molettini e poi chiaramente ci sono tutte le varie altre cose.
Ok, allora io ho fatto sparire. Io ho fatto sparire. Ok, vedi che. Com'è possibile che ho fatto sparire? Questi sono i mezzi che ho a mia disposizione, raga. Allora, questo e questo. Avanti e indietro. Possiamo mettere anche l'operaio, eh? Secondo me ho fatto casini qua, ragazzi. Ma il volume si sente meglio adesso, Avil? No, ho fatto casini qua, sicuro. Finestra d'aiuto, sì. Qua. Ok, ho fatto casini qua. Allora, diciamo che adesso il campo lo sta facendo lui. Stiamo facendo i campi per gli altri, eh? Allora, chiaramente quando il campo lo do in mano a un operaio e devo pagarlo. E ovviamente vedete che il campo lo sta facendo lui, non lo sto facendo io. Però diciamo che se lo fa lui. Io ho la mietitrebbia, eccola qui ragazzi, la mietitrebbia fighissima. Però credo di non avere nessun campo pronto. Penso di non avere nessun campo pronto. Allora, voi avete il vostro campo. Vedi, erbaccia, bisogna zappare. Calce viva richiesta. In fase di crescita. Ok, quindi erbaccia. Allora, bisogna aspettare i tempi di crescita del raccolto. E qui ho messo la colza, eh? Quindi fase di crescita. A livello proprio di... Ci sono la costruzione anche del granaio, di tutto, raga? Si possono comprare tutte le varie paesi, tutti i vari carretti. E qui abbiamo invece il punto dove ci dice dove sono i nostri terreni, a che stato, a che punto sono. Quanto vendono la roba, se ci abbiamo gli animali, frumento a quanto viene venduto, quando è periodo di semina, di piantarlo e quando è la stagione proprio di raccolto. E poi si può andare anche comunque velocemente, raga. No, il campo, quindi ci manca ancora un po', ci manca ancora un po'. Ok. Quindi possiamo assolutamente prendere il comando suo. Definiamo noi il campo. Perché poi ogni tanto gli operai fanno un po' stupidaggini, eh. Ti dico la verità. Ragazzi, ci siete ancora? Come si sente il trattore? Si sente un po' meglio? Dai, se non mi iscrivete, ragazzi, è un po' difficile che riesco a intrattenervi tantissimo perché non vi vedo. Dai, amici, ci siete? Un po', diciamo. Ah, mamma mia, Marco scura, ma sento trattore come un aereo. Com'è adesso, raga? È un po' meglio? I trattori girano un botto, raga. A me sto gioco, amici miei, mi rilassa un botto, eh. Ma adesso dovremmo essere arrivati anche alla fine di questo terreno, dovrebbe dirci ok, grazie del lavoro e ti pago. Ok, allora, questi sono i contratti, ragazzi, che mentre aspettate, vedi, raccogliere, perché l'abbiamo fatto, mi ha dato 2006,
Adesso abbiamo altri campi, 78 coltivazione, il 4, 67 e 55. Io farei questo qui, accettiamo il contratto. Perfetto. No. Allora, abbiamo detto che è il 55, eh? Ok, andiamo a 55, raga. Ok, 55 è su, lo vedete? Non so se riuscite a vederlo nell'angolino, ma... Ok, vai. Vai, tractor! Allora, si può tranquillamente giocare anche col volante, eh? Lo scopo del gioco è fare i campi, prendere tutto quello che riuscite a produrlo e venderlo. Ci sono dei punti nella mappa dove si può andare a vendere. Vabbè, sono un trattore, posso anche tagliare. Puoi vedere da fuori, da dentro, un po' come volete. Adesso andiamo a fare un altro contratto, così intanto che aspettiamo che il nostro campo viene pronto. Riusciamo a fare anche altre cose. Eccolo qua il 55. Eccolo qua. E vai. E cominciamo a lavorare, raga. Il trattore è un po' usurato, devo dire la verità. Allora, diciamo che si fa a strisce l'aratura. Ciao amici, come state? Tutto bene? Ah, l'unica cosa ragazzi è che le marce di questi mezzi sono veramente corte. Infatti avete visto anche per fare prima e seconda i 10 metri ha messo un'altra marcia. Eccolo qua che ha cambiato. Quando va giù di giri cambia la marcia. Per fortuna non devo fare come in Formula 1 che devo cambiare io. Ecco, come sempre sbaglio il tasto e prendo a lavorare lui e devo pagare il tipo invece di schiacciare L1 cerchio. Allora, potrei anche cambiare il senso, aspetta. Certo, questo non è proprio... Ciao amici, come state? Grandissimi, grandi amici di Twitch, ci sta di brutto la serata. Ah, non si dovrebbe fare così l'aratura del campo, ma io me ne frego. Sembrava piccolino, eh? Ma poi alla fine non lo è, secondo me. Poi la IM! Ciao, puoi riportare Formula 1 2021? Allora, il problema IM è che Formula 1 2021 ho dovuto cancellarlo per mettere il 22. Ho l'unico problema quello lì, non c'era spazio sulla disk e quindi se vuoi giocare al 22 ce l'ho installato, ci gioco anche, ma il 21 non ce l'ho purtroppo, Im. C'è sto piccolo problemino di installation.
Lo so, Im. Ah, beh, bene che vai in vacanza. Io andrò la seconda settimana di agosto in vacanza. Bella lì, Im. Purtroppo ho il 22. Il 22, se vuoi, ci possiamo giocare. Domani anche credo che giocherò a Formula 1. Volevo giocarci stasera, ma non avevo la testa per giocare a Formula 1 e impegnarmi. Anche a Gran Turismo devo andare avanti a fare le cose fighissime. Infatti stasera avevo già organizzato una serata Xbox con tutti i giochi, tipo c'era il gioco di lavare le cose, c'erano parecchi giochi che volevo portare un po' interessanti di Xbox, però purtroppo ho riaperto OBS da un po' e non riesco a far andare l'audio di gioco, non va l'audio del gioco e quindi non si può assolutamente fare una live senza audio. Ma sto incasinando un po' l'andata di questo campo, sinceramente sto facendo su e giù un po' stranino, devo dire la verità. Allora, mentre aspetto che il mio terreno viene buono, ve la faccio vedere anche dal dentro. Oh madonna, guarda che ha lasciato una striscia e mezzo. No dai, dobbiamo farla questa striscia. Ho fatto un po' il campo male, Ma vi piace, ragazzi, giochi di Farming Simulator e simili? Allora ragazzi, io ho comprato God of War Ragnarok, ok? Quindi al day one lo porto sul canale e vi aspetto tutti a vedere il mitico God of War Ragnarok, Esce a novembre, si è aperto il preordine oggi e l'abbiamo già preso, quindi lo portiamo tranquillamente sul canale, ok amici? Poi ho preso anche l'altro gioco, quello di fare le costruzioni, che è molto simile a questo, però bisogna fare gli asfalti, bisogna fare determinate altre cose. Anche quello, amici miei, vi aspetto a settembre con quel gioco lì fighissimo. Anche per cambiare un po' al solito Formula 1 e Gran Turismo, ragazzi, che sono giochi di punta miei che non mollerò mai, sono bellissimi. Però vi dico la verità, ogni tanto cambiare non fa male. E volevo giocare con la Xbox, solo che non stava funzionando. Ma là che non funziona la Xbox, non funziona il gato con OBS. Quindi domani mattina proverò e se riesco a farla funzionare, proviamo a fare questa cosa domani pomeriggio. Ecco, domani pomeriggio alle 3. Ciao amici, siamo su un bellissimo John Deere. Non proprio recentissimo, però. Sentite che belle sviolinate di aria, di aria compressa. Allora, normalmente non si fanno queste cose qua, Io le sto facendo perché me ne sbatto la ciolla che il campo è di un altro, quindi stiamo lavorando conto terzi. Anche perché c'è un trofeo, io ho fatto parecchi trofei e anche se vi interessa o volete sapere qualcosa, ho fatto proprio dei trofei ad hoc che vi spiego come fare da mangiare, degli animali, come fare un sacco di trofei un po' complicati o qualcuno che non si capisce cosa bisogna fare, li trovate tutti sul mio canale YouTube, che bella arrampicata di qua. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Farming Simulator 22, Marco Drums Games. Stasera avevo voglia di cambiare un po' gioco, stavo provando a portare quello delle biciclette tra l'altro anche, però c'era tipo 10 giga di aggiornamento e alle 9 non si può fare. Stavo portando i giochi Xbox ma l'audio sull'Elgato non funziona. Ciao Lord, amico mio, volevo portare ecco, da quanto tempo che non vieni, amigos, mi mancate, e praticamente Lord, volevo portare i giochi Xbox
però non si sentiva l'audio. Domani mattina devo mettermi dietro a smanettare il gatto perché non andava l'audio del gioco. Tutto il resto dell'audio sì, l'audio del gioco non si sente. Vado a vedere qualche video e devo mettermi in testa che devo fare io i video per configurarla il gatto, perché quelle che si vedono in giro di altri fanno tutti un po'. Bisogna vedere 3 video per fare una cosa, purtroppo è così, purtroppo è così. I tutorial, ci sono youtuber che pensano di insegnare, di essere bravi a fare le cose, ma non lo sono, e bisogna vedere 2 o 3 tutorial diversi per poter fare una stupidata come mettere l'audio, perché non l'ho impostato giusto ma non sta funzionando. Boh. Magari provo a staccare anche tutti i cavi della Elgato che si è inchiodata nell'audio, di tanto funziona questa cosa, strano. Vabbè, comunque, come stai amico mio, come stai Lord, come stai Giulio, come state tutti, Andrea sei ancora presente, Ima è entrato un secondo, poi non lo vedo più scrivere, anche Evil non lo vedo più scrivere. Ma andava, quindi l'unica cosa è che va ancora un po' a scatti perché chiaramente devo cambiare computer portatile Lord, però l'audio andava, non so perché fa così, ma è come quando giochiamo con la PlayStation che entra qualcuno, no? Tipo quando c'era la mitica Kimberly che l'audio era tipo chiesa, non si sapeva perché quel delay lì strano. Succedono delle cose strane ragazzi, infatti per quello che voi magari quando andate a vedere qualche youtuber strano. Dai, io sono accorto. Sì. Ciao Giulia, amica mia! Mi sei mancata, mi siete mancati Giulia e Lord, veramente tanto, e stavo quasi per mettermi a piangere che non venivate più, sinceramente. Oggi quando ti ho vista nella tua foto al lago ti ho anche scritto Giulia, Ecco, cioè amica mia, se tu vai al lago sì, e poi dopo non viene a trovare il tuo amico Marco Dramp, si sente triste, no? Ah, che bello che siete arrivati. Ok. Dai ragazzi, su, ogni tanto entrate dentro che chiacchieriamo, facciamo un po'. C'è anche il mitico Andrea stasera che voleva divertirsi un po'. Grande Giulio. Stasera sto trattoriamo perché non funzionava niente Giulio. Sai quando partono le serate che non funziona niente? Mia moglie è Carla, la mia morettina bellissima, adorata, l'amo, è andata con Leo. Eh sì, amica mia. Eh sì, perché poi le live non sono tanto animate, Giulia, quindi sono triste. Oh, che bello, che bello. Oh, grazie che ci sei mancato, almeno è una bella cosa questa qui. Allora, ti dico la verità, sto stanco, come Lord, uguale. Solo che ho questa cosa di dover fare le live, quindi non posso. Ho saltato già mercoledì e non potevo saltarne un'altra. Eccola lì Carla che è andata, amore mio, è andata da mia sorella a prendere Vittorio e sono andati a farsi un giretto. Domani vanno sul lago di Garda, non so se vanno a Garda, vanno al parco acquatico, boh. E quindi è andata in Veneto stasera, si fa un paio di ore non di gran turismo ma di guida vera. Esatto Giulio, oh vedi, queste cose qua non le fa nessuno se non ci sei te. E niente, quindi sto facendo un po' di trattorata, tanto per. Comunque Lord, ho comprato God of War Ragnarok, lo porto sul canale Day One, quindi assolutamente lo faremo tutti i giorni. Beh, non so se proprio tutti i giorni. Oh, ecco la palla Giulio, grazie, perché qua non lo fa nessuno più queste cose. Allora, è una settimana magra, nel senso che c'è poca gente, anche dei nostri amici soliti non stanno entrando. Io capisco che fa caldo e i nostri amici vanno in giro, vanno a berci l'aperitivo con gli amici, o sono stanchi, si riposano e basta, quindi io posso capire tutto, ragazzi. Però non c'era tanta gente, sinceramente, neanche su Gran Turismo, solo Formula 1 sta funzionando bene. E allora stasera volevo portare i giochi Xbox, c'era un gioco fortissimo che si deve lavare, c'era quel meraviglioso gioco di Peppa Pig che voleva vedere l'amico Lord, incredibile Lord Peppa Pig, mi piace un sacco, e invece non funziona l'audio e portare una console, un coso senza l'audio non me la sono sentita, domani devo sistemarlo, magari lo faccio domani pomeriggio. Quella con l'Xbox, perché usciranno fuori un sacco di cose fichissime.
Ah, porca miseria. Vabbè, cosa devo fare? Va bene. Eh sì, effettivamente è spoiler. Effettivamente è spoiler. Penso proprio di sì, no? Perché God of War mi piace un botto, mi piace un botto. Tanto non lo porterò tutti i giorni, perché comunque il Formula 1, il Gran Turismo, poi usciranno anche altri giochi, quello là, sai, quello che dobbiamo fare io, Charger, Kevin, e poi non so chi lo compra anche. Doveva comprarlo Maurizio, ma Maurizio è preso dal bar, vedi che non entra neanche nelle live, sta aprendo il ristorante all'aperto, quindi è incasinato veramente di brutto, il mio amico Maurizio. Grandissimo Morris, anche lui è in vacanza, è un po' un periodo così l'estate, sinceramente è la mia prima estate da youtuber su Twitch, quindi non so proprio come funziona, ma sto vedendo che i numeri calano un po' per tutti, eh. Chiaramente fa caldo, chi è stanco, chi si vede un filmetto, chi si fa. Amico mio, è fantastico, God of War, è tanta roba davvero. Sì, l'ha già aperto, è già partito settimana scorsa, ma sai che avviare, che poi non è un ristorante nuovo, è il suo solito ristorante che quando fa troppo caldo chiude quello in centro città e apre quello estivo, no Giulio? Grande Morris, grandissimo. Ah beh, bellissimo, la Switch è fantastica. Allora, io ce l'avevo, ecco, grazie, se no mi metto a dormire, mi stavo mettendo un po' a dormire, perché prima era entrato a fuoco l'amico Andrea e stavamo chiacchierando un po', poi è sparito, è entrato Imo e poi è sparito, è entrato Loki e è sparito, sono spariti tutti. Allora sai che dopo un po', già il trattore comunque è rilassante sto gioco e ti porta un po' anche a dormicchiare, no? In più, se non la chat non è un po' viva, è un po' così, è un po' così. Comunque, diciamo che come gioco è fighissimo, il gioco è fighissimo, non è ancora arrivato il giorno, eh. Sto lavorando tutto di notte, ragazzi, vedete il grandissimo Marco Drums Games che roba che è, che fa col lavoro, eh. Anche io sono fermo a 609 follower, Giulia, ne sono arrivati 7 solo domenica scorsa, ma devo giocare a Formula 1 domani pomeriggio, Formula 1 2022, 2022. Ma Giulia, un'informazione, quando tu vedi la mia live, la copertina del gioco è Farming Simulator o Just Chatting? Quattro chiacchiere. O non fa vedere niente, games e demo. C'è la copertina del gioco che sto trasmettendo su YouTube, no? Se la fa vedere o se non la fa, non so neanche se la fa vedere. Io lo vedo dopo quando finisco la live che sotto poi va nelle copertine, no? Del gioco che stai facendo. Tra l'altro volevo portare un sacco di giochi, raga. Ci sono un sacco di giochi, Bad Nord e altri che mi piacciono un sacco, però sono tutti. Ok, grazie. Sì, così mi rendo conto. Ciao amici, grandissimi amici e amiche. Allora, iscrivetevi al canale, dai, se non siete già iscritti. Un solo follower, arriviamo a 610 stasera, grandissimi. Iscrivetevi. Facciamo Formula 1, Gran Turismo. Ciao Albu, Kevin, amico mio. Facciamo Gran Turismo, facciamo Formula 1, facciamo Farming Simulator, poi faremo anche il gioco, quello lì di fare le costruzioni insieme a settembre, poi porto, e stavo dicendo prima al mitico, è entrato Kevin, Giulia, al mitico Kevin, no, al mitico Lord che porto God of War, Ragnarok, l'ho già preso, poi porterò Harry Potter quello nuovo, che si parla forse dell'anno prossimo, e poi sicuramente si fa un caldo assurdo, sì. E poi porterò sicuramente Call of Duty, Calypso Protocol, o come si chiama quel gioco lì, e
E poi non lo so, ragazzi, perché tutto il resto o me lo gioco sulla Xbox, tipo tanti giochi ci sono che devono uscire. E anche per quello che... Kevin, non... ascolta una cosa, già che sei qua, amico mio. Non riesco a far funzionare bene OBS. Tu per caso domani mattina sei disponibile a darmi una mano? Facciamo il solito coso che mi guardi tu, le impostazioni con col programma lì, quello lì che fai in remoto, Kevin? Perché non... non mi si sente l'audio di gioco, da laggato. Tra l'altro volevo fare anche il gioco di biciclette, che probabilmente io sto giocando un nuovo Pokémon su Nintendo, mi sto creando un team con Pokémon mai usati in 20 anni di Pokémon. Oh là là, figata, figata. Allora io ce l'avevo la Nintendo Lord, poi dopo i miei figli hanno smesso di giocare e io giocando sempre su PlayStation è stato praticamente una cosa spontanea venderla, anche perché la Nintendo, ragazzi, è una console che non si svaluta mai e me l'hanno pagata praticamente quanto l'ho comprata dopo 6 mesi che ce l'avevo, e anche i giochi me l'hanno valutati praticamente quanto pagati. È stata una cosa incredibile e l'avevo messa su, se non sbaglio, su PlayStation 5, se non sbaglio. O su Series X. No, su Series X l'avevo messa, così ho preso sia Series X della Xbox al Day One che anche PlayStation 5. Sì. Ho giocato tutto, Mario Mansion 3, ho giocato... i Pokémon, adesso non mi ricordo che Pokémon era, però era Pokémon, è bellissimo, sì. Nintendo sa fare i giochi, sa fare le esclusive, e infatti non per altro è il terzo venditore di console e giochi al mondo, eh. No, allora io non li so tutti i nomi, ma immagino che era uno di quelli, io so Pikachu e poco altro sinceramente, anche se mi piace, c'avevo Pokémon quello Ligo per che andavo in giro a camminare con Leonardo e Carla e trovavamo il Pokémon. Penso che quello l'hanno fatto tutti abbiamo avuto Pokémon Go sul cellulare. C'è il trattore, tra l'altro, che è da fare la manutenzione, e se non sbaglio la manutenzione la posso fare al mio, ma lo hai impostato? Sì, vedi che ce l'hai ancora, sì Kevin, l'ho impostato, solo che stasera quando vado a dirglielo non arriva l'audio e basta, non fa nient'altro. Ok, prendiamo i soldi, 1700. Allora, diciamo che sono tutte e due... Allora, 67 forse è il più vicino, eh? Presta oggetti. Dai, facciamoci prestare gli oggetti, raga. Costa un po' di meno. Ok, allora, adesso il mio carretto. Eccolo qua. Questo è un John Deere 7010, uguale praticamente, però nuovo. Che me l'hanno prestato per fare il lavoro. Ok, andiamo a prendere anche il peso, perché chiaramente sapete che se no il ratto quando si va a lavorare ti butta giù il trattore, eh. Marco, l'hai visto il secondo capitolo di Stranger Things? Sì. Se l'ha impostato non saprei dove c'è il problema. Ah, bene Kevin. Bene Kevin, grande. E vabbè, mi vedo domani mattina, sto a guardare un po' di video, a vedere cosa. Ciao ragazzi, Farming Simulator, andiamo a far campi. Allora, bisogna andare giù qua, eh. Attenzione. Ok, io metterei anche le luci, sinceramente, eh. Ma forse tutte queste luci no. Però quelle davanti sì. Ciao ragazzi, andiamo a fare un po' di campi, eh. Andiamo a fare i campi un po' degli altri. Eccolo qua, ho preso il mio bel John Deere 78. Fammi vedere che modello è. 7810.
l'aratro e il mio bel peso. Che mi sta sfottendo, che devo fare? Dai Lord, fai bravo, fai un bravino, che stai giocando col Pokemino. Sono mancate, eh? Al massimo in OBS lo hai mutato l'audio. No, secondo te ho mutato l'audio. No Kevin, praticamente l'altra volta ho fatto anche la live, funzionava tutto. Stasera l'ho riaperto, era impostato su YouTube, l'ho solo impostato su Twitch e basta, funziona tutto, le parti iniziali, la intro, però quando poi vado a fare collegato l'audio non arriva. Quindi la prima cosa che farò domani mattina è stacco tutti i cavi del gatto, perché non è alimentata, arriva direttamente all'alimentazione dalla USB. Se togli la S sulla parola è quello che ho fatto davvero, la S dalla parola. Sono troppo stanco, amico mio, per capire. scusami Lord. Ho veramente tanta stanchezzuola. Allora ragazzi, i mezzi sono fatti da paura, eh, in questo gioco. Tra l'altro giocavamo anche io, Kevin, e anche Marco Charder Design. Vedete che anche lui non c'è. Ah, Marco ho scritto sfottendo e invece scrivo fottendo, e dovrebbe andare allora. Grazie Kevin. Lo so anch'io, è solo che non va. Arriva l'audio della webcam, arriva l'audio dei video, arriva l'audio di tutto, però l'audio che arriva dalla Xbox Series X non va. E lo so, penso che sarà tutta una questione di... Sarà tutta una questione di... Ok, no. Allora, come faccio a cambiare tra quello davanti e dietro? Non me lo ricordo più. Come si fa a cambiare il peso da davanti e dietro? Triangolo, raga. Questo ha anche lo spara dietro, guardate che bello lo spara dietro, le ruote dentate per muovere il terreno e fare le linee dritte nel terreno, eh. Questo è un trattorotto nuovo. Oh, sta arrivando anche il sole e io è tutta notte che sono dietro a lavorare, eh. Si affidano a me al lavoro duro dei campi, ragazzi. Io Farming lo trovo veramente un gioco strafico, eh. Tra l'altro c'è anche il mio amico azienda agricola che lui ci dà dentro parecchio con Farming, ma è un po' che non lo vedo neanche entrare, sinceramente non so che fine ha fatto anche lui. Vedi che mette la marcia, all'inizio è proprio di partenza, per far partire questo mezzo che sarà a 170 tonnellate, non so quanto, comunque è tanta roba. Guardate dietro l'effetto della terra, che figata, eh. E noi abbiamo questi macchinari, visti l'altro giorno, noi ci stanno facendo la galleria, trattori, un sacco di roba, la galleria stanno facendo. Ah, quindi c'erano anche le perforatrici. È più che altro il gioco, quello che compro a settembre, Giulia, vedrai. Esatto, Lord, esatto. Visto che roba? Eh? Guarda qua, amico mio, va che roba, va. Non c'è una riga, eh? Non c'è una riga, amico mio. E che velocità l'amico Marco Drans, guarda qua che roba.
Tac. La foto di cosa, Giulia? Mi sono perso nel discorso. Ah, magari. Secondo me Loki se viene dentro fa driftare anche sto coso qua. Ci mette un assettino fatto bene e drifta e fa sul fumo anche questo trattorino, eh. I cavalli ne ha da vendere, però. Penso che saranno 10.000, 12.000 di cilindrata, ragazzi, questi qui non si scherza, eh. Penso proprio di sì, dai. Dici di no, Lord? Secondo me Loki dritta con qualsiasi roba che gli dai in mano. Ah, ok, le foto del macchinario. Domani è sabato, dici che lavorano? Magari si devono consegnare il cantiere, sì. Sì, Giulia, mi va, mi va. Mi piace vedere i macchinari a voglia. Ah sì? Orca! Ma perché sono i cantieri che devono finire in fretta allora? Lavorano anche sabato e domenica? Figo. Tu pensa che la mia casa che affitto, secondo affitto che ho fatto, c'era dentro un'impresa di Reggio Calabria, mi sembra, e aveva sugli operai, quattro operai, che stavano facendo la tratta della nuova ferrovia che va su in Svizzera, che adesso non mi ricordo, Arcisate Stabio mi sembra si chiamava, e praticamente erano operai che facevano le cose sulle linee elettriche. Non messo da moda, che fa? Prendere le palette con la mano. Le palette con la mano. No, davvero? Le palette? Ma che palette, Albu? Albu e Kevin, ragazzi, eh? Sì, grazie amica mia. Così lo metto nelle copertine, nelle cose fichissime. È un po' un periodo di stallo, ragazzi, un po' con tutto. Però dai, cresciamo col canale pian pianino. Non ci divertiamo, tanto l'importante è divertirsi. Madonna, fa un caldo, ragazzi, che voi non potete neanche avere un'idea. Si sente bene almeno adesso l'audio? Perché prima non mi ricordo chi mi aveva detto che si sentiva un po' troppo il rumore del motore. Ah, che avete mangiato di buono. Io ho mangiato. Ah, ok. Allora, io ho mangiato ieri sera la frittata con l'insalata, i pomodori dell'orto del mio vicino, che c'ha un orto bello grosso. Sì, io ho due ventilatori, ragazzi, uno puntato sotto e uno l'altro puntato sopra, è incredibile. Sì, ieri la frittata che ha fatto mia mamma, buonissima, una l'ha fatta con i wurster, l'altra l'ha fatta col formaggio e l'altra l'ha fatta con le erbette. E poi stasera invece era talmente caldo che anche mia mamma e Carla non avevano voglia di far da mangiare, poi tra l'altro Carla deve anche guidare, sta guidando in questo momento. Sta andando in Veneto da mie sorelle e ci siamo fatti la mozzarellina de bufala perché ci sono i miei amici che vendono il pellet che vengono da giù. Adesso sinceramente che era praticamente l'amica di mia moglie. Ti ricordi Giulia che all'inizio Carla ti chiamava Giusy? Perché si confondeva con la sua amica che è questa qua, la nostra amica che ci vende i pellet e tutto. E porta su anche l'olio e le mozzarelle. No, però queste mozzarelle qui l'ultima volta non le abbiamo prese da lei, l'olio l'abbiamo preso da lei, il pellet e invece la mozzarella di bufala è il tipo del rottame, sì, quello che viene a prendere il rottame nella mia dita. Sì, è il signore che viene a prendere il rottame nella mia dita. Dai che il Valmet 8750 non l'ho mai provato, non l'avevo mai provato. Sì, mamma mia Giulia, è solo che non ce ne ha tante e quando le porta su bisogna mangiarle subito, no? Quindi non è che ne compro tante, ne compro giusto una decina. Anche perché sono giganti. Guardate quando si mette l'aratro come si impenna il trattore, eh? Avete visto?
Adesso dobbiamo per forza mettere il peso. Ok, e si è stabilizzato, vedete? Eh sì, funziona proprio così, ragazzi. Allora, il campo è il numero 78, è verso il basso. Oh, questo non l'avevo mai visto. Questo è interessante come tipo di trattore, molto semplice questo Valtra. Vediamo un attimo. Allora, ragazzi, bisogna sempre guardare davanti, ecco, non fare come sto facendo io. Oh! Allora, il campo 78, prima di tutto ci mettiamo dritti, dovrebbe essere giù, azzarola, è giù ma dall'altra parte, quindi devo immediatamente scendere verso il basso adesso, bello, non è male come trattore. Non è male come trattore. Adesso qua abbiamo la strada, qui si fa la benza, il carburante, il gasolio agricolo. Qui è la nostra fattoria, ma non c'è ancora pronto nulla. Oh, macchina! C'hai ragione. Questo è un furgoncino della Fiat, sicuro. Quello è un Fiat, un Ducato. Allora, siamo belli grossi, Mio Dio, ho appena detto che siamo grossi, Marco, guarda la strada, ahia che sto sbiforando il ponte, vabbè, scusa Valtra, mi sa che questo trattore viaggia, mi sa, Giulio, oh la mia Carla, Olli è qui, Olli è sdraiato per terra. Marco Drums Games, amici miei. Che caldo, ragazzi. Speriamo che non ci tiri via l'acqua, che qua non sta piovendo. Ma perché non piove? Ma che faccia un bel temporale che passa tutto, tira via anche un po' la schifezza che c'è nell'aria, no? Quest'anno ci deve far morire di tutto, di tutto, di tutto. Io vado senza neanche vedere se c'è la gente o no, bella lì, ragazzi, ci si ferma, si vede se sta arrivando gente, mi raccomando, non fate così a passare sguinzer, che strano non avere il mio volante in mezzo alle mani, molto strano. Tra l'altro c'ho anche i cuscini che vanno verso il dietro. Sì, Giulia, ci sta bere, anzi dovrei andare a prenderli sotto tutti, esatto, dovrei andare a prendere anche da bere. Brava, sì. Allora, c'era un modo di non dover schiacciare il comando, ma tutte le volte suona il clacson. Ok, vediamo il campo 78, qua in mezzo proprio, allora o la facciamo normale o facciamo i balordi, che andiamo nei campi degli altri, li sfasciamo tutti i campi, ma che ce ne frega a noi. No, non si fa, ragazzi, qui sta crescendo, poveraccio, guarda che gli sminchia tutto il campo. E infatti, Lord, ma che ce ne frega a noi. Ok, raga, vai giù, vai. Ci mette una vita questo qua a scendere, tra l'altro è bello grosso, ok, ho capito che cos'è. Sul, allora, triangolo, vai. Ok, coltivatore, vai. Sì, infatti, tanto che ce ne frega a noi. Oh, questo è grosso, questo è grosso come coltivatore, È un, penso,
un 40 centimetri, un 50 centimetri più grande del trattore parte per parte, eh? Dai, no, non siamo su Gran Turismo, su Gran Turismo Auto. Diciamo che gli faccio un lavoro un po' di merda, ecco, quello sì. Tanto non è mio. Magari, amico mio. Dovrei portarlo, Grand Theft Auto, sinceramente. L'abbiamo portato forse una volta, ti ricordi? L'abbiamo portato insieme anche, forse, tra l'altro. Non me lo ricordo, sinceramente. Madonna, ragazzi, io sto morendo, morendo di caldo. Allora, ha detto la Giulia che mi ha fatto bere e pettine. Allora, aspetta. Pettine, ho fatto la doccia, ma è come se non l'avessi fatta, oh, incredibile. Ah, ok, volevamo farlo, ma ok, ah, ok, perfetto. Non mi ricordavo, infatti, per fortuna che ti ricordi tu, perché hai trovato il pettine dove stava? Allora, il pettine era incastrato di fianco al divano. Ero qua proprio dove ci sono io. Solo che praticamente dal pezzo qui di fianco del divano che ci appoggio tutta la roba è caduto in mezzo, no? Sai, Giulia, tra il cuscino e il divano, no? E era lì. Sì. Infatti, povero Leonardo che l'ho incolpato di aver preso il mio pettine. Che non c'entrava nulla. Vabbè. Ciao ragazzi, come state, amici e amiche di Twitch? Iscrivetevi al canale, dai che arriviamo 6-10, ragazzi, dai, un follower. Ma è così difficile un follower? Sì, grande Leo, grande Leo, grandissimo Leo. Adesso domani vai in piscina. Non so se vanno a Legolandia, Landia o Legoland, non so com'è, che lì sempre fa parte di Gardaland. Andiamo nel campo del vicino a girarci. A noi che ce frega. Allora, questo trattore. Ah, eh sì. Ghiacciare e mettere, sì, hai ragione, hai ragione. Sono periodi che vanno e vengono velocemente, altri che è veramente difficile. Poi non ho più fatto collaborazioni con Zio Mario che ha cominciato a lavorare, che lui fa il cuoco e quindi non c'è mai. Con la mitica Kitsune che, boh, non c'è più. Dovrei sentirla tra l'altro, una settimana che non la sento. Morris è in ferie. Allora, questo trattore è veramente lento, a fare il cambio. Oh, ma come ti ha sbiforato? A fare il cambio di. Sta male? In che senso sta male, Giuli? C'è raffreddore? Ah, porca miseria, Covid? Ah, poverina, ecco perché non si faceva viva, non sta tanto bene, devo scrivergli allora. Sì, vabbè, ma il Covid se uno non ha problematiche è solo un'influenza forte, eh. Allora, ti giuro, io non ho fatto niente, Carla, Leonardo, Vittorio, mia mamma, nessuno ha fatto niente, perché non abbiamo neanche avuto la febbre. Però i miei amici in giro, il mio vicino di casa, i miei cugini, mia sorella, mia nipote, che l'hanno fatto, è stata solo una brutta influenza forte. Caspita. Caspita, mi spiace. Vabbè, non c'entra niente con le live, cioè nel senso. Mi piace quando abbiamo fatto quella sera là.
Eh beh, ci credo, ragazzi, adesso va bene tutto, ma se si sta male, io sono stanco, non è che sto male. Se come mercoledì che sono venuto che c'era il giramento di testa per la cervicale e dopo una giornata di lavoro come anche vedi Lord e tanti altri amici che sono veramente distrutti, o ragazzi, là si salta, mica è vita morta. Certo che io preferisco essere in live, così almeno quelle 2 rette alla sera ci divertiamo, ridiamo, scherziamo, ci si vede. Tanto io comunque gioco, o comunque, però ci sono delle serate, tipo stasera che sinceramente ti dico la verità, avrei. Allora, cosa non funzionava Xbox? Vado sul gioco delle biciclette che comunque è divertente, potevo fare anche delle cose, c'è 27 giga di aggiornamento, e che cavolo, cioè capisci Giuli? Cioè uno a un certo punto dice vabbè dai, faccio il solito robo, ragazzi ci scuso, non funziona e ci vediamo domani sera, invece poi ho detto vabbè che mi porta un po' di farmi un simulator un'oretta, un'oretta e mezza e almeno chiacchiero un po' con i miei amici e fine lì dai, poi dopo, capito Giuli? Cioè, però capisco. D'altronde quando si diventa streamer, adesso non sto parlando di me, di Kitsune o degli amici Giovituzzo, Willis, tutti i nostri cari amici, il mitico Lord, che anche lui streama, noi lo facciamo per divertimento, ma se Giulia diventa un lavoro tipo mio cugino, ragazzi miei, il lavoro. Cioè, capito Giulia, quando inizia il lavoro devi lavorare anche se c'è un po' di febbricola e se c'hai mal di testa, se c'hai. Io vedo mio cugino sempre in live o sempre a fare video, comunque devi essere perché se non lavori non entrano soldi, c'è poco da fare. E noi lo facciamo per divertimento e per crearci un giro, un'amicizia, un intrattenimento, ma. C'è un sacco di gente che lo fa di mestiere, eh. Devo bere, eh. Finiamo qua e beviamo. E poi ho paura che non ci siano più altri incarichi da fare. E la cosa mi spaventa, anche perché c'è un trofeo di fare gli incarichi, eh. Poi ragazzi, guardate che campo, guardate come Marco Drums fa i campi, eh. Cioè, non è che si parla di pizza e fichi qua, eh? Eccolo qua. Allora, 880 meno 97 che è il noleggio del trattore, 782, eh? Vabbè, Giulia, allora, appena detto che lavoro della Madonna, 2 rametti. Dai, su. Non... Fai la brava. Non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare. Interessante Watson, guarda che bella la mia mentitrebbia della Darkspars Deutsfar. Vediamo se riesco a accenderla così la faccio vedere alla Lord. Allora, aspetta che. Guarda, guarda, incredibile. Oh Giulia, e che cazzo. Allora, se non mi ricordo male, adesso. Cioè, capì? E 2 rametti lasciati là, chi se ne frega? Chi se ne frega di 2 rametti? Allora, dormire, ottimo per macinare. Sì, diciamo di sì, dai amico mio. Allora, dormiamo verso fino alle 9. Interessante. Interessante sto dormire fino alle 9, eh. Notte, notte, notte. Ah no, erano 8 ore. Sicuramente vi becco la notte. Allora, vediamo un attimo il campo che fine ha fatto. Oh, si può raccogliere il cotone. Il cotone. Perché me ne faccio io del cotone? C'era anche un modo per. C'era anche un modo per vedere i terreni che erano pronti. Zoom, seleziona, sposta cursore.
Seleziona. Non mi ricordo più, ragazzi, perché quando non si gioca da un po' a sti giochi è terribile. Oh, ci sono i contratti. Oh, coltivazione e semina. Allora, dai, andiamo di coltivazione. Cominciamo a fare il campo 38. Presta oggetti perché non c'ho una sega. Oh, nevica! Auguri di neve, neve. Oh, un New Holland fighissimo. Che New Holland è? Il T7 275 HD. Raga, questo è un fottuto trattore bellissimo, eh? Scusate la parola, ma questo è un trattore da panico e non ci va neanche il peso, da quanto è bestia. Incredibile. Ciao Willis, stavo parlando di te prima, amico mio. Ciao! Grandi raga. Oh, sta nevicando. Allora Willis, ti spiego un attimo perché tu in questo momento ti stai trovando un gioco strano, ecco. Stavo facendo. Sì, aro, aro. Sto facendo le corse, guarda. Oh! Ehi! Allora, praticamente dovevo fare una live di Xbox. E vabbè. Allora prendo, parto con OBS, tutto bello pompato, non funziona, non funziona, non funzionerà. Oh mio Dio! È peggio che le gare, è peggio che le gare, Willis, amico mio, come stai? E niente, allora praticamente ho cominciato a far funzionare il gatto OBS su. Volevo fare un sacco di giochini, cioè giocare a tanti giochi. Venivate dentro voi, chiedevo il gioco che volevate vedere e si gioca così sulla Xbox. Comunque lo faccio domani. In campeggio sei? Ma sei un grande, fai vedere a tutti. Dai Willis, trovami una persona che si iscrive, un 610 follower. Dai, 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 in campeggio, vai lì a rompere le palle tutti nelle tendine. E di ragazzi, non vi faccio dormire finché non vi iscrivete al canale di Marco Drown Games Channel. Dai, dai, amico mio, un follower a 6 e 10, ci serve, ci serve. Non farli dormire. Fortissimo. E niente, allora praticamente ho optato per giocare poi per accendere la play, visto che non andava l'audio. Tra l'altro noi passiamo in mezzo al campo di questo qui che a noi ce ne frega un cavolo. Dobbiamo andare al 38, c'è questo qui in mezzo e noi ci passiamo in mezzo, e praticamente. Oh, è questo il campo, eh! Uraga, uraga, uraga! Questa seminatrice è tanta roba, è tanta roba! Giulia! Questa seminatrice è tanta roba, raga! Come fa un trattore? Beh, sono 270 cavalli, credo, no? Forse il 275 non sono i cavalli, sono. Forse sì, forse. Boh, non lo so. Comunque, sto aratro qua dietro fa veramente schifo, eh? Si manovra in maniera brutta, 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 ma brutta. Guardate che aratrino che c'ho! Che meraviglia sto gioco, ragazzi! Che meraviglia, che meraviglia! Guardiamo davanti, oh! Sta a finire il campo. Oh, questo è un tratto rosso di quelli da 150.000 euro, eh? Guarda qua che roba, qua non si scherza, eh? Guarda con computerino con tutte le cose fighe. Allora arriviamo in fondo, poi tiriamo su, dobbiamo lasciare il tempo di tirar su, girarci. Dai, sarebbe fighissimo, eh Giulia? Allora dai, seguite il canale di Marco Drums Games, il mio amico che sta streamando col trattore. Questi qua del campeggio, sì, va bene, chi è sto pazzo, psicopatico, va bene, dai, mi iscrivo. E domani tolgono follower. Allora, accendiamo le luci perché io qua non ci vedo, ma tra l'altro il giorno mi dà fastidio. Allora, questo aratro non mi piace tantissimo perché è un po' troppo lungo e da gestire. Preferisco quelli attaccati dietro come quelli di prima, però ragazzi questo fa un sacco di roba, eh. Questo fa un sacco di campo, eh. Quanto sarà grande? Due volte il trattore? Sapete quanto diesel fa fuori un trattore?
Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Iscrivetevi al canale, grandissimi, dai un solo follower, arriviamo a 610. Io porto anche giochi di vario genere, un po' tutti, raga, non porto solo farming. Infatti. E porto anche Gran Turismo 7, stiamo facendo il Nürburgring tutto a oro, Lord e Giulia, voi non c'eravate questa settimana, ma sto praticamente insieme a Andrea che mi fa la scuola guida, viene dentro in parti e mi dice come prendere le curve, una cosa e un'altra. Sto facendo tutto il Nürburgring Nordschleife a oro, sì. Sì Giulia, è tanta roba, perché sinceramente Nürburgring e Nordschleife è tanta roba, sì. Ed è anche fortissimo che entra l'amico Andrea a farmi da scuola guida. Figo, sì. Allora, non si dovrebbe fare, raga. A me piace, però, fare una cosa così. Okay. Sì, grandissimo Andrea. Entra dentro. Carola. Mi sto incartellando, raga. Ok. Per raddrizzarmi ho fatto una manovra un po' scema. Ok, faccio così non devo andare troppo dritto, che devo andare fino in fondo, poi mi schianto contro il fienile qua, il granaio, che roba è. Ok, sta anche nevicando tra l'altro, La particolarità di questo farming è che hanno messo la neve. Questo è un bel campo, raga, Questo è davvero un bel campo, grosso. Ha perso aderenza il trattorino. Cioè, vedete, no? Questo punto qua. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, porto un sacco di giochi stasera, farming, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, dai che arriviamo a 610 follower, grandissimi. Allora, sto facendo la parte esterna perché è quella più incasinata, perché i campi, se sono belli quadrati, sono una figata. Questi qua che sono un po' storti, sinceramente sono un po' un casino da fare, C'era anche il tasto. Ok. Oh, così almeno tiene premuto lui il tasto per accelerare. Assolutamente sì, Willis, hai preso il Formula 1 22. Grande, sì, assolutamente. Allora, ti dico la verità, ci sono delle problematiche col Formula 1 22 che mi inchioda al gioco quando gioco online e mi fa rifare la live da zero, però non c'è problema, possiamo provare. Infatti con Sharder non riesco a fare il campionato a due, però assolutamente sì. Io domani gioco, Willis. Se vuoi venire ci possiamo mettere d'accordo. Domani dovrei giocare. Ah, che figo. Ma tu sei in campeggio o puoi giocare, scusa Willis, non ho capito. Anche perché mi salta tutta la l'enfasi che mi trovi un follower, amico mio, ma hai scritto in campeggio. Sì, provalo 10 ore. Allora, io ti dico la verità. Ah, ok, sei in camping, ok. Quindi non ci sei domani per provarlo, quando torni. Allora, ascoltami Willis, il discorso è che è molto bello, è molto diverso da Gran Turismo, ma molto domani... Ah, domani sei a casa, perfetto, grandissimo. È molto diverso da Gran Turismo, no Willis, ed è figo. Secondo me è veramente, 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 veramente figo.
è diverso, quindi devi... Allora, io la prima sera mi sono anche arrabbiato, ti dico la verità, perché sembrava che non avevo mai fatto un gioco di macchine, di Formula 1 in vita mia. È proprio diverso dal 2021. Però, ti dico la verità, è tanta roba, tanta roba. Molto bello. Si può provare, si può provare. Così se ti piace lo prendi, perché... Facciamo sempre io, Sharder, comunque Loki e tutti gli amici, un po' di Formula 1 21, no scusate, Formula 1 22, perché il 21 ho dovuto cancellarlo per installare il 2022, e poi facciamo anche Formula 1 2022 e Gran Turismo 7, raga. Poi porterò God of War Ragnarok, che l'ho comprato oggi, in preordine, porteremo quello Callisto Protocol, un sacco di roba, infatti... Se stasera c'era la live quella con la Xbox, volevo anche fare un po' di just chatting parlando di tutti i giochi che porterò sul canale, ma vediamo se riesco a farlo domani. Ma io ci ho trovato invece delle difficoltà proprio a trovarmi, Willis, proprio nel senso di... col volante come risposta, e infatti ho dovuto smanettare un po' sul volante perché non riuscivo a fare determinate cose, o poi è questione magari di ognuno, no, che uno si trova magari bene e l'altro magari un po' meno bene, però adesso che mi sono trovato è una figata, sto facendo tutte le domeniche le gare complete. Ciao 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 Giulia, ciao Lord, grandissimi, grazie grazie grazie. Esatto 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 esatto. Quindi probabilmente, ciao Lord, ciao Giulia, grazie mille, se ci siete domani ci vediamo, se no quando volete passare sapete che io sono qui ragazzi. Esattamente esattamente Willis, sì. L'hanno reso più realistico. Beh, io correvo solo con il controllo trazione anche sul 21, però è proprio una questione... Ciao, ciao Giulia, ciao Lord, grandissimi, grazie mille. Sì, no, io ci ho proprio trovato differenze nel gameplay, ti dico la verità, a parte proprio la questione controllo medio, sì. Allora, io ho fatto controllo medio e riesco ad andare abbastanza bene, però mi giro spesso perché ho ancora un po' il piedino un po'... Esatto, esatto, anch'io, anch'io. E infatti quando faccio le gare quelle piene, nel senso 100%, che sono 60 giri, 70 giri, non me la sento di sbagliare la gara perché esagero una volta accelerare. E quindi quelle gare lì, sì, 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 molto, molto. Venendo dal Gran Turismo però, Willis, che la maggior parte delle macchine sono scarse, e il controllo trazione ce l'ho solo uno, solo per non farmi girare, ho avuto un po' di difficoltà, però le ho sistemate ed è veramente, secondo me, molto bello, anche graficamente proprio è molto bello questo qua. Ci sta. Secondo me ci sta, sta proprio Formula 1, dico me. Ci sta proprio Formula 1. E anche poi per cambiare, eh. Infatti. Eh sì. Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale, dai, manca un solo follower a 610, amici. Iscrivetevi, siamo qui a fare campi a manetta, raga. Campi a manetta. Questi sono proprio campi a manetta. Fa un caldo, Willis, incredibile. Come si sta lì a campeggio? Qui a casa è una cosa veramente incredibile. Ciao ragazzi, come state? Un po' di farming e un po' di chiacchierata, eh? Oh, perfetto, perfetto. Speriamo bene, Willis, per che si metta a piovere un po', perché sinceramente se non si mette a piovere qua diventa difficile per l'acqua anche.
Ah beh, dai, dai, bello, 500 metri ci sta di brutto. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi, ragazze? Sì, bellissimo, bellissimo. Beh, dai, dai, goditela che io ho le ferie solo a agosto, amico mio. Prima le vedo col binocolo. E penso di lavorare fino al 5, tra l'altro, porca miseria, non passa più. Dentro il capannone, beh, tu lo sai. Mi sembra che ci siamo parlati una volta, fai tornitore anche tu, se lo mi confondo con un altro amico. È dura nel capannone, eh? Non ferie magari, esatto. Incredibile, qui ci fanno lavorare fin quando andiamo sottoterra. Fortuna che poi ci sono i nostri begli hobby. Ah, ok, fai il turno della mattina, poi vai. Vabbè, figo così, figo, grande, bravo, bravo. No, mia moglie è andata invece venerdì, sabato, domenica, vabbè, venerdì, la partita sarà stasera, quindi pomeriggio a casa, ah, che bello, bello, bello. Ci sta, ci sta. No, io non faccio i turni, io faccio giornata. Sempre fatta, 30 anni che faccio giornata. Però c'è mio amico Mino che lui ha sempre fatto i turni. Questione di abitudine. Che bello sto trattore, ragazzi. Faccio vedere dal dentro, dai. Ma che roba. Col computerino. Solo 7 settimane le più calde, eh? Sì. Fate bene, fate bene a fare tutto. Ciao amici e amiche di Twitch, come state, ragazzi? Dai, se vi piacciono i trattori, Formula 1 2022, Gran Turismo 7 e altri tanti giochi con la Xbox Series X e la PlayStation, iscrivetevi al mio canale, dai che se vi iscrivete stasera siete 600 decimi. Si può dire 600 decimi? 600, de 600 decimo follower del mio canale, eh sì, si può dire, si può dire. Adesso mi sa che finisco sto campetto, ragazzi, e vado a mamma anch'io, perché qua sono stanchino stanchetto. Domani mattina devo vedere perché non funziona su Xbox Series X la mia Elgato. E una volta che poi vedo se riesco a farlo sistemare, o pomeriggio faccio la live, quella che devo fare oggi con la Xbox, che scegliete voi i giochi, solo che non andava l'audio di gioco, quindi se proprio non andare di gioco è. Va bene tenerlo basso, ma dopo il zero non ci sta. Oh, che sonno, ragazzi, che sonnino sonnetto. Come state voi? Come state voi, amici? Facciamo vedere sto trattore, raga, che è fantastico, eh? Questo New Holland T7 275 HD. Tanta roba, eh? Guardate che bello. Nuovo di pacca. Sto cercando di fare il campo senza fermarmi. Sì, magari ci sono dei punti dove è un po' rotondino, rotondetto, ma in teoria non si dovrebbe fare così, eh. Si va fuori, si torna dentro, si fanno tutte le strisce dritte, perché immaginatevi piantare sopra un campo come sto facendo io adesso. Penso che ci sono i coltivatori di campi che vi stanno ridendo, stanno ridendo di come sto facendo il campo io, eh? Comunque sta nevicando di brutto. 2022 c'è anche la mod integrata, e ho fatto inverno con la neve, che si può spazzare anche la neve, c'è lo spazzaneve. Molto bello, graficamente il top, e porterò anche, oltre God of War Ragnarok, penso Harry Potter, che l'ho già preso, penso anche Skull & Bone. Adesso vediamo un attimo se mi danno informazioni in più, perché se solo gioco
online che non c'è niente di offline, non lo so sinceramente. Devo vedere qualche gameplay allora. E poi il Call of Duty è sicuramente Callisto Protocol. Però God of War è fondamentale, è quello che portiamo sul canale perché l'ho già preso in preordine oggi. Per chi lo dovesse giocare, vabbè, c'è lo spoiler, quindi va bene. Per chi non lo gioca, possiamo giocarcelo tutto in live insieme. Allora, manca ancora un po' sto campo, eh? Non è così facile. Pensavo che era un po' più... più piccolino, eh? Campo 38 è una bella bestia, devo dire la verità, sì. È un campo bello largo, bello grande, anche incasinato perché è tipo a L. E io ragazzi come sono stanco. Voi come state? Siete stanchi ragazzi? Poi diciamo che questi giochi qua a me piacciono tantissimo. Ok. Ok, grazie. Allora mi ha messo nella medicona di farmi il 22. Grazie, grazie mille. Avevo chiesto all'amico, è veramente caldo che mi entra anche il sudore negli occhi, a Lord se mi mandava la foto dove ero dentro. Dopo, adesso ho finito di fare una cosa, lo controllo bene e ti dico, dai andiamone, bravo bravo. Ok. Sto arrivando quasi alla fine, eh? Ciao Leo, dove siete? Siete arrivati a Bergamo? Amore mio, mi fai sapere qualcosa, tanto? Allora, facciamo così. Allora, ho lasciato solo l'impostazione della velocità, Ciao amici, se vi piacciono i giochi di farming, se volete chiedermi qualsiasi cosa di qualsiasi gioco, io adesso sto facendo anche un sacco di video che porto sul mio canale YouTube, quindi se volete seguire anche altri video di altri giochi PlayStation e Xbox Series X, PlayStation 5, fatemi sapere, eh? Allora, diciamo che questo campo non è mio, che presto molta più attenzione. Quelli che vedete lì sono sassi, eh? C'è la sarchiatrice che serve per tirare su i sassi dal terreno. È un altro macchinario da mettere dietro al trattore. Sarchiatrice. Ciao amici, come state? Allora, gli hanno fatto
il perno qui, vedete, bello lungo, bello lungo, dal trattore alla macchina, così se riesco a a girare proprio bene col trattore, perché a volte fanno i carri o gli aratri o qualsiasi roba dietro molto corta, e quando tu giri il trattore completamente tocca dentro, non ce la fai a fare la manovra come ho fatto adesso, praticamente quasi giro, gira quasi su se stesso. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere, e a me fa piacere tantissimo, arriviamo a 610 follower. Dai raga, dai, iscrivetevi. Stavo giocando un po' a Farming Simulator 2021, sto facendo gli incarichi degli altri perché sto aspettando i miei campi che vengano buoni. Ciao Sir, grandissimo, come stai? Stasera ho fatto una live un po' particolare, Sir. Andiamo non forte, ma andiamo pianino, però di cavalli ce ne sono tanti, eh. Ciao Willis, grazie di essere passato, amico mio, stavi bene, buon campeggio, mi raccomando. Male Sir, ma ci sono tanti cavalli, guarda che ti faccio vedere qua, guarda qui che cavalli c'è sotto, guarda qui che roba, amico mio, guarda quanti cavallossi, guarda qui, tecnologia, GPS, seggiolino, Porca miseria, dai, è un'influenza, fai un po' di giorni a casa, amico mio, ti fai un bel po' di live watch. Tanta roba farming, tanta roba, sì. Allora, io non sono mai rimasto positivo a Covid, se tu intendevi quello, credo proprio di sì, perché si sta parlando sempre di Covid. Però le mie sorelle, comunque cugini, gente che conosco, vicini di casa, una roba e un'altra, l'hanno fatto, un'influenza bella forte, poi dipende come la si prende, poi adesso con i vaccini, che siano stati vaccinati, dovrebbe essere una cosa. Prima volta. Come ti senti? C'hai febbre alta, stai male? Sembra che ti è passato su un trattore, tipo questo qui sulla schiena? Stai bene? Chiaramente sì, Sì, quando lo prende uno dei due, se si vive nella stessa casa, è facile anche che... Febbre 39, bella. No, bella nel senso che mi spiace, ma l'hai presa bello forte, 39 non è male, 39 ti sfianca la febbre 39, raga. Quindi non riesci neanche a fare live, amico mio. Come fai a fare live? O ce la fai a avere la forza di fare live? Non credo. Vabbè, ti riposi, dai. Ok. Un po' rincoglionito, scusa la parola, ma... infatti, no, immaginavo. Anch'io quando non sto bene, raga, non... Bisogna fare un po' di giorni di pausa, per forza, da queste cose, perché... Perché di sì. Ma io normalmente anche mia moglie Carla, anche i miei figli. Ciao Bragali, amore mio, sei già arrivata? Lo so, amico mio, sì, infatti il Covid è stata una bella mazzata economica, sociale, ha fatto un disastro. Pezzo rovato, ok amore mio, sei Leonardo. Ma adesso so cosa vuol dire, sì. Sì, avevo capito Leo, grandissimo, buon viaggio, mi raccomando, andate piano, mi raccomando, tanto non c'è problema, né? Non è Gran Turismo Carla, non devi guidare come Gran Turismo, mia moglie è andata in Veneto, Sir, dalle mie sorelle insieme a Leonardo. Ok, stai proprio consumando tutti i giga della mamma, bravo amore mio, bravo, stai consumando tutti i giga della mamma, guardare papà, vabbè, grazie Leo, grazie mamma, lo so Sir, a volte, infatti, Sir, cioè mia moglie sta guidando, Leo mi guarda e tutti i giga che se li pappa, vedo Twitch, con 3G, 4G e 5G, vabbè, lo so Sir, io ti dico la verità, sono una persona che quando si tratta di certe cose che poi non porto mai sul canale, perché chiaramente qua si sta ridendo, scherzando, bisogna... tutti staccare un po' dalla vita e
metterci a chiacchierare, a ridere, a guardare un po' lo YouTuber, a fare cose insieme, non parlo mai di certe cose, non parlo mai sinceramente. Però è tosta, sì sì, io dal primo giorno quando ho visto le immagini, da già dalla Cina, Sir, avevo capito che eravamo nella merda più assoluta, scusate il termine ma a volte ci sta. No no no, ma no no, non parlo io, non parlo io, ma figurati, Sir, no no, sto dicendo che non parlo di sti temi, nel senso che non mi piace parlare, perché sai, cioè uno viene dentro a vedere me, sento che parlo di quello, che il gasolio è andato a 2 euro, cioè siamo fuori dal mondo in tantissime cose, no? Gli stipendi sono bassi, è un bordello, no Sir? No, no, tranquillo, tranquillo. Hai fatto benissimo dirmelo, perché sono qui anche per chiacchierare con voi ragazzi, eh? Lo so, però a volte la vita non è solo felicità. Vedi che quando ti arriva poi... Questa, vabbè, non è una malattia, insomma, questa è un'influenza forte fatta nei laboratori, no Sir? Quindi chiaramente caspita. Si è entrato anche Andrea prima che mi ha detto ah, una giornata brutta oggi, Marco tirami su. E quindi dobbiamo un po' tutti tirarci su, no raga? Anch'io a volte ho bisogno di essere tirato su, sinceramente. Però sai, come anche tu sei YouTuber, Sir, bisogna a volte dire vabbè dai, the show must go on, si va. Io ho fatto 30 anni a suonare, puoi immaginare quante ne ho viste, quante ne ho viste, e il concerto l'ho fatto, quindi diciamo che si deve andare avanti. E spero, visto che non fai live, che vieni a trovarmi nel weekend, porto un sacco di roba, Sir, porto, forse se domani riesco a far funzionare OBS, voglio portare tutti i giochi della Xbox Series X, giochiamo un po' a tutto, quindi non interrompo le live solo con un gioco come per la Play, sai benissimo che se tu chiudi un gioco e ne apri un altro, ti apre un'altra live. Invece voglio fare una live singola con qualsiasi gioco, quindi se uno mi dice dai prova a giocare quel gioco lì, quelli che ho dentro nella lista, ho 5 tera di... sì sì sì, infatti infatti, ma volevo portare questo stasera, il problema è che quando ho aperto OBS non funzionava l'audio del gioco, quindi puoi immaginare farti una live di 2 ore senza l'audio del gioco, cioè a volte magari l'audio fa anche pena, che sei tipo qui che senti un trattore che va... Però ci deve essere l'audio del gioco, secondo me, capisci? Allora, domani mattina cerco di risolvere il problema, se riesco lo porto magari nel pomeriggio o la sera. Poi voglio portare Formula 1 2022, voglio andare avanti a fare la scuola guida con l'amico Andrea che mi fa imparare a come prendere le curve al Nürburgring e Nordschleife con la BMW M6, incredibile macchina che odiavo fino a poco tempo fa, ma comunque un po' mi rode ancora usarla, perché... La M6 è una bella pezzolina, come le Porsche. Bisogna saper guidare, bisogna essere dei bravi piloti per farle andare forte. E sto facendo il Nürburgring e chiaramente, come ti ho detto prima, ho preso God of War Ragnarok, si porterà a novembre. Lì però è sempre un'incognita, perché chi lo vuole prendere magari non all'uscita, lo aspetta un po', magari non vuole spoilerarlo, quindi comunque io lo porto in day one, perché magari c'è qualcuno che proprio non lo prende o lo prende dopo anni, vuole vederlo, e quindi io lo porterò. Poi porterò anche un gioco che è tipo Farming Simulator, così si chiama Construction Simulator, dove si fanno i ponti, si fanno gli asfalti, si getta il cemento, si scava con le gru, con le ruspe, un gioco fichissimo che è a settembre. The Callisto Protocol sicuramente lo porterò. Sentito il prosciutto, l'amo l'audio in Italia. Ciao amore mio Leo, ti amo, mi raccomando, tieni sveglia la mamma, ridete e scherzate, né? Che sta guidando, mi raccomando Carla, non è Gran Turismo, quindi vai piano. Siete a livello dove? Siete vicino a Bergamo? Brescia, Leo, fammi chiedi alla mamma dove siete, a che punto siete, siete ancora in Lombardia o siete già in Veneto, amore? Sì sì, vi ho salutati, ti ho detto ciao Leo, grandissimo, ciao boy, grandissima Carla, eccolo qua, arrivo subito raga, a Brescia, Brescia, perfetto, arrivo subito. Ciao ciao Sir, grazie mille di tutto, buonanotte, buonanotte, se vuoi ci vediamo domani, domani sono in live amico mio, buonanotte Sir. Mi raccomando, prendi un qualcosa per la febbre e fatti una bella dormita. Ciao amico mio. Ciao ciao ciao. Ciao ragazzi, ciao ciao. C'è la mamma
in live. Ciao 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 ragazzi. Ciao Sir, ciao Sir. Sì, sì, Leo, sto parlando con Vittorio al telefono, ho mutato io, amore mio. Adesso arrivo da te.
Ok, amore mio, va bene, amore, va bene, dai, ci sentiamo quando arrivi a casa. Ciao, ciao Leo, ciao Carla. Ciao, ciao, grazie, grazie che sei passato Leo in live. Ciao amore mio, mi raccomando, tieni sveglia la mamma, ridete, scherzate un po' che di notte è sempre un po', si sente sempre addormentarsi un po' quando si guida. Ciao amore, ciao Carla, ti amo, ciao ciao.
Marco Trans Games, se volete iscrivervi al canale mi farebbe tanto piacere. E adesso finiamo il campo, andiamo a prendere i soldi e ci vediamo domani pomeriggio alle 3 e domani sera alle 9. Domani la live sarà così. Devo vedere se porto Formula 1 22, Gran Turismo 7 o i giochi della Xbox Series X. Sai che mancano due file. Faccio vedere un po' il trattore da dentro. Ciao Power! Grandissimo, guarda che bel trattore, guarda che roba, guarda che roba. Incredibile tractor. 100 milioni di cavalli. Come stai Power? Tutto bene? Io sto staccando adesso che sono veramente, veramente stanco. Veramente stanco, amico mio. Stasera devo portare i giochi della Xbox e facevo scegliere a voi che gioco. Lo dovresti usare su GT, esatto, sì. Effettivamente verrebbero fuori delle grandissime gare, a 42 all'ora. Gare incredibili. Dobbiamo scrivere la Polyphony Digital, dirgli che ci devono mettere i trattori in Gran Turismo 7 nel prossimo aggiornamento. Cosa ne dici? Bella lì raga, dai, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che arriviamo a 610 amici, 610 follower. Verona 31, minchia, 31 gradi? Amico mio, sai che sta mia moglie sta andando a San Bonifacio, Verona, stasera, adesso è vicino a Brescia. Adesso un tre quarti d'ora, un'oretta, tre quarti d'ora è arrivato lì a casa delle mie sorelle. È andato a farsi venerdì, sabato e domenica con i figli, con Vittorio e Leonardo. Bella lì, bella lì. Io sinceramente ero troppo stanco e non c'avevo voglia. Sono rimasto a casa a farmi le mie belle live. Ok, ripieghiamola, guarda qui, guarda che mezzo. Ripieghiamo e guarda qui il New Holland. Allora ragazzi, la grafica di Farming Simulator ce l'ha solo Farming Simulator, è bellissima, è curatissima ed è fatta veramente veramente bene. Guardate qua che roba, anche gli interni dei trattori tutto curato, tutto in alta risoluzione, è veramente fichissimo. Allora andiamo a, ok, salvataggio, andiamo a recuperare i nostri 7912 meno 879 che è il noleggio del furgone, raccogliamo i soldini. Ecco, domani o quando poi andremo avanti faremo questi qua. Allora, Power, lo scopo del gioco è arare, seminare e raccogliere i frutti che ci vengono dati dalla terra. Quindi questo è il mio campo, vedi, cioè tre campi. Devo aspettare che venga, adesso ti faccio vedere, che venga la scrittina verde, quindi io ho la colza e il frumento. Devo aspettare settembre per poter raccogliere. Io li ho piantati a luglio e come nella realtà bisogna aspettare che crescano. Poi vado con la mietitrebbia, che è questa qui, questa qua, questa mega mietitrebbia un po' vecchiotta ma che comunque viaggia bene. Te l'accendo, guarda che mezzo, amico mio. Bisogna andare con la mietitrebbia e trebbiare. Quindi poi mettiamo il grano, l'orzo, lo mettiamo tutto nel mio silos e quando ne ho abbastanza, col mitico trattore, col carretto, guarda che mezzo, Massey Ferguson questo qua. Questo è un vecchio Massey Ferguson 3670 che, guarda che roba, che viaggia proprio incredibile. Questi trattori non si fermano mai, non c'è elettronico, non c'è niente e viaggiano sempre da paura. Guarda qua, le animazioni anche dei pedali, ragazzi, cioè, è fatto veramente veramente bene, guarda qua le animazioni. E niente, lo scopo è proprio coltivare i campi, andare a vendere i prodotti e fare i soldi, portare avanti l'azienda agricola.
Poi hanno messo l'introduzione, man mano che fai tanti soldi puoi comprare macchine più belle, puoi fare andare a prendere la legna, quindi ci sono le ponse, ci sono tutte le macchine per andare a tagliare gli alberi, ci sono... Sì, esatto, è proprio fare il contadino questo qua, coi mezzi, solo coi mezzi, non vai col rastrello e la pala e la vanga, queste cose qui non si possono fare. Poi bisogna, è un gestionale anche, devi gestire i soldi, devi fare la benzina, insomma un sacco di roba, capito? Ed è veramente figo, arrivo subito un attimo al telefono. Ecco, praticamente ti stavo dicendo, scusa il telefono, che ti faccio vedere un po' così in generale ci sono i mezzi. Allora, ci sono i trattori grandi, Fendt, Clark, John Deere, JCB, New Holland, Class, Case, Challenger addirittura, gli New Holland grandi, i Case, New Holland, questi qua, guarda questi con i mega cingolati, ragazzi, qui siamo trattori da migliaia, 380 cavalli, cioè 517 HP, è una roba veramente fuori dal mondo. Poi ci sono le raccoglitrici di cotone, la canna da zucchero, guarda qui che roba, vedete le barbabietole, questi mezzi ci sono nella realtà, ragazzi, se andate a vedere, io seguo un sacco di video che posta la gente, questi mezzi esistono, sono tutti proprio... Uè, Ivo, grandissimo, come stai amico mio? Guarda questo qua, ti faccio vedere la ponse, amico mio, guarda che roba la ponse. Questa serve per tagliare gli alberi, ragazzi, questa ponse qua serve per tagliare, vai con il ragnozzo, prendi l'albero da sotto, lo taglia, lo prende, lo scotenna, lo fa a pezzi. Fantascienza, sì sì, tutto bene Ivo, grazie mille, tutto bene. Poi lo trasporti con il carretto, vedi, col ragno, e vai a vendere la legna. Lo scopo del gioco è un po' questo. Gli animali, ci sono le mucche, le pecore, le capre, le galline, i polli. No, i polli non lo so. E praticamente serve per fare il mangiare loro. Poi ci sono le pinze telescopiche per portare le bale di fieno, le cose, tutte ste, il fieno, la pula, o come si chiama quell'altro, l'insilato, no? Che devi lasciarlo nel silos, farlo marcire, poi vai lì, lo prendi. Oh, grande, grande Ivo, sì, no, tutto bene, diciamo che sono un po' stanco, ti dico la verità che sono un po' stanco, però va bene, dai, va bene. Abbiamo fatto una bella live un po' diversa, stasera col Farming Simulator, volevo portare, questi servono per dare acqua nei campi o mettere il... Mia moglie, sì, la mia donna è tutto a posto, è andata in Veneto dalle sorelle, quindi con Leonardo sono a casa due giorni da solo, che io sinceramente ero troppo stanco per andare a trovare le mie sorelle in Veneto, quindi sono stato a casa. Però tutto bene, grazie, grazie mille, gentilissimo. Questo qui invece è una macchina stranissima, ragazzi, ma se voi andate su internet, cercate Verwaet, la trovate, Cioè, questa qui è idro, è una cisterna, che probabilmente non so se serve a rifornire altri mezzi. Sì, libertà, libertà. Ciao player, amico mio! Stasera mega gioco particolare, player, grandissimo Ivo. Sì, guarda qualche trattori. Mamma mia, raga. Il Case, il JCB, il Class, guardate che mezzi, ma esistono davvero, ragazzi, questi qui. Questo addirittura col cingolato dietro per avere più trazione. Probabilmente in certi, guardate il tubo di scarico, la grandezza di questo tubo di scarico, ragazzi, vi fa capire quanta potenza hanno sti mezzi e quanto consumano. 355.000 euro. L'incendio a Bibione, no, hai sentito dell'incendio a Bibione? Oh, porca miseria, ma cos'è, i prati?
I campi, i boschi, cos'è che stai? Io tutto bene, amico mio, sono stanchissimo. Infatti stavo chiudendo la live prima che arrivavate voi, adesso sto qui ancora un attimino a parlare con voi, ma sono veramente distrutto. Mia moglie è andata e quindi voglio riposarmi un po'. Guardate i trattori, ragazzi, guardate questi mezzi. Cioè, ma vi rendete conto con il camion andare in giro con questi qui? Ma che roba! Cioè dai, incredibile, incredibile, bellissimo. Questi qua sono raccoglitori, eh? A pineta. Ah, la pineta è andata a fuoco. Porca miseria, ma è doloso? Sicuramente è doloso. Porca miseria, ragazzi. Oh. Già non c'è acqua, già c'è un bordello, non si capisce più niente sto mondo come va a finire. Mi spiace, amico mio. E tu senti la puzza? Quindi sei vicino, praticamente. Anche rovinerà la ferie di qualcuno, sicuro. Sì, reali, sono simulatori. Sì. Ma io in realtà l'ho già portato Minecraft, lo riporterò, lo riporterò. Volevo portarlo con la mitica Kimberly e anche con mio figlio Zaneboy, Leonardo, che tra l'altro adesso è in Veneto dalle zie. E sì, Minecraft. Poi tra l'altro avevo anche il preview di Minecraft sulla Series X, che stasera volevo fare una live 5 elicotteri e 2 aerei. Oh là là, incredibile, questa serve per fare le balle, eh? Ma l'hanno già spento adesso? Cioè, sono riusciti a spegnerlo? La motosega, guardate, della Steel, la Squarna, Johnsered e della McCulloch, le motoseghe, raga? Trasporto animali, pale. Silvicoltura, questi servono per prendere la legna, i carrelloni ma porca, dei camion, in caso possiamo fare un mondo insieme, io ce l'ho anch'io. Allora player, sì, ciao ciao Power, grandissimo, buonanotte, si può fare tutto quello che si vuole, sempre quando ci giochi. Allora, GT7 Formula 1 2022, domani e domenica. Non so la programmazione quando e come, ma sicuramente sabato e domenica GT7 e anche. Ok, non so se l'ho spento, ma penso di sì. Perfetto, speriamo, speriamo. Ma comunque lo porto, lo porto. Nel weekend passa che vedrai che porto Gran Turismo, Formula 1 e anche, spero se riesco a farlo funzionare, i giochi della Xbox Series X. Che volevo fare una live un po' diversa con tanti giochi, tanti giochi, tanti giochi. E invece stasera ho optato per fare questa mega live con Farming Simulator. E dai, poi ne parliamo. Ne parleremo, a posto, dai, bene. A sapere i giorni, esatto. Poi dopo vediamo perché Minecraft sinceramente non era in programmazione, quindi devo vedere un attimo perché devo anche vedere con i vari amici cosa portiamo, con la programmazione mia, con i vari giochi che devo fare. Volevo portare anche altri giochi nuovi e una roba del genere. Ok, ciao player, buonanotte, buonanotte. Allora ragazzi, vi saluto anch'io, buonanotte a tutti, ci vediamo domani pomeriggio alle ore 15 con un gioco, ecco, con qualcosa. Ciao a tutti, buonanotte.